conoscete Fabio Baglio? Io lo conosco da 20 anni, è il mio più caro amico e 10 anni fa ha fatto qualcosa di particolare. Lui lavorava in uno store, in un supermercato italiano, era un commesso e a un certo punto, come molti, ha capito che voleva qualcosa di diverso. Si organizza un attimo, si licenzia e parte per Londra. Il giorno dopo inizia a lavorare come lavapiatti. Un anno dopo è assistant manager di uno dei tanti direttori di uno dei tanti store. Un anno dopo è manager in training e un anno dopo è considerato uno dei migliori manager, tanto che lo mettevano nei negozi che stavano a meno 15%, in un mese li portava a più 5%. Un anno dopo entra nella top 50 dei tutti i manager di Caffè Nero e un anno dopo è area manager in training. Un anno dopo è area manager con 13 negozi sotto di lui. Un anno dopo si licenzia, vola a Dubai, inizia a lavorare peraltro con un grado di nuovo inferiore come manager, anche se con uno stipendio più alto. 6 mesi dopo si licenzia, entra in un altro store come operation manager e un anno e mezzo dopo, due mesi fa, licenzia e decide che vuole appunto qualcosa di diverso. È successa una cosa interessante, a un certo punto in questi 10 anni, io ho detto Fabio, tu mi spieghi come hai fatto. Allora noi ci sentiamo quasi quotidianamente in amicizia, però 2-3-4 volte all'anno facciamo delle sessioni di coaching via Skype e parliamo di vita, di carriera, di soldi, di benessere. Così rimuginandoci un po' ho detto dobbiamo fare questa intervista, condividiamo un po'. Ok, pronto? Sì. La prima cosa molto, molto carina, molto interessante per me fu la questione dell'organizzazione, no? Mm-hmm. Quando decise di partire per Londra, che fece così, tu per un po' di mesi ci dicevi ok ragazzi, vediamoci con il nostro gruppo di amici, vediamoci, facciamo cose cheap, sì. Facciamoci la pasta in casa, sì, mangiamo davanti a un film, perché dovevi risparmiare. Il tuo obiettivo era metto da parte 1.000 euro perché so che con 1.000 euro posso sopravvivere un mese. E poi nell'andare avanti negli anni e anche nei tuoi ruoli l'organizzazione è diventata una cosa fondamentale. Assolutamente, Ci spieghi un pochino meglio come ti organizzavi all'inizio, mm-hmm, quando eri lavapiatti, ok? E come ti organizzavi fino a un mese fa da operation manager. All'inizio era come sistema molto 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 basato sulla sopravvivenza, mm-hmm, nel senso che il mio goal iniziale della giornata era arrivare a fine giornata. Mm-hmm. Quello che ho cercato di fare dal primo giorno era cercare di sviluppare, di utilizzare anzi 24 ore al meglio. Primissima barriera arrivato a Londra era l'inglese. Imparare l'inglese per me era assolutamente la prima cosa da fare arrivato a Londra. Il modo in cui mi sono organizzato per l'inglese vero e proprio è stato utilizzare ogni microsecondo che c'è disponibile nella giornata. Tutti noi abbiamo 24 ore, quindi il modo in cui utilizziamo poi fa la differenza. Quello che ho fatto io personalmente è stato prima di tutto comprare un libro, perché quello mi avrebbe dato la grammatica. Un libro qualunque? No, un libro che avevo già letto. Okay. Nel mio caso era L'Hobbit di Tolkien. Era una storia che conoscevo benissimo perché l'avevo già letta in Italia, in italiano. Quindi era facile da per me da ricordare, da capire, e erano tante però le parole che non capivo. Quello mi ha dato, diciamo, un minimo di vocabolario iniziale. Seconda cosa, forzarmi assolutamente a parlare il più possibile. Io i primi 6 mesi a Londra ho evitato di conoscere gente che parlava la mia stessa lingua, quindi italiani. Ho scelto una casa in condivisione con altri ragazzi che non erano italiani. Ho chiesto specificamente alla mia azienda di mettermi in un negozio dove non c'erano italiani. La logica qui è quindi quella del cose molto semplici però pragmatiche per raggiungere quello. Assolutamente. Infatti il trucco per me è stato proprio quello, nel senso fare le cose veramente semplici ma allo stesso tempo il cercare di farle nel modo più velocemente possibile, perché sapevo che ogni secondo andavano incontro alla fine, che era la fine del mese, dove se non avevo un lavoro, se non avevo un income, appunto l'entrata economica, sarei andato a casa. Quello per me significava sconfitta. Ok, dici 3 punti, mm-hmm, che per te essenziali di come organizzare, di come ti organizzi da operation manager. Primissima cosa che tuttora utilizzo è di nuovo il concetto del goal. Per me è fondamentale. L'organizzazione, per come la vedo io, è la semplificazione di un sistema per arrivare
al goal successivo, al goal che uno è prefissato. Quindi sia cosa che faccio, questo tutto inizio mese, era quello di crearmi un calendario mensile, scegliere il goal che si vuole arrivare al 31 del mese, al 30 del mese, e poi spezzettarlo per singolo giorno. Terzo e ultimo punto, la semplificazione. Cioè io riguardo sempre quello che ho fatto a fine mese e la domanda che faccio sempre è come posso farlo meglio, come posso farlo più semplice. Okay. Quindi hai bisogno di un sistema più semplice possibile per far sì che la gestione sia possibile da remoto.